Allora, mister, un pareggio che forse lascia un po' di amaro in bocca, la prestazione non è stata delle migliori. Ma è un pareggio che lascia l'amaro in bocca contro una squadra che ci ha dato filo da torcere dal primo al 90esimo. Una partita era difficile, l'avevamo detto che era una partita difficile, poi abbiamo perso due uomini strada facendo. Il primo stamattina che non stava bene, parlo del difensore Hunter Casacchi, quindi abbiamo dovuto utilizzare fuori ruolo il fratello che è centrocampista, e poi dopo 10 minuti, 15 minuti di partita abbiamo perso Pipieri, però questo non vuol dire nulla, giusto perché avevamo preparato un tipo di partita, abbiamo trovato degli avversari preparatissimi, forti, ci hanno messo in difficoltà diverse volte, abbiamo fatto una partita aperta, poteva finire su qualunque risultato, sono stati bravi i portieri entrambe le parti, è finito 1-1, ci prendiamo questo punto. Avete insistito molto con dei lanci lunghi, diciamo che come gioco oggi si è visto poco. Possiamo dirlo? Erano ben messi in mezzo al campo facendo diciamo un rombo come molte volte facciamo noi, quindi questa cosa ci ha creato diverse difficoltà nel palleggio uscendo, infatti su una palla provare a palleggiare ci abbiamo preso il gol, quindi questo poi un po' diciamo che la squadra l'ha traumatizzata. La nostra forza sono lì davanti quei due, quindi era doveroso cercarli poi il più presto possibile perché non abbiamo perso. Non dico che abbiamo perso le staffe, però siamo trovati in un momento dove volevamo rincorrere, volevamo cercare la vittoria. Spesso i miei attaccanti riuscivano a sfuggire alle loro marcature e quindi era un modo per cercare di arrivare. Però abbiamo rifiutato di fare il gioco per larghi tratti della partita, appunto facendo questi lanci. E accorciavamo il ritardo in alcuni frangenti e quindi il centrocampo si trovava messo male. Poi siamo cercati di metterci a due a centrocampo con un uomo tra le linee per cercare di avere ampiezza sulle fasce, però si era creata quella confusione in area di rigore avversaria che se non sei lucido, se non hai la qualità alla giocata singola difficilmente riesci a sbloccarla. Abbiamo avuto due grosse palle gol quando la palla ha attraversato tutta la linea della porta, non siamo stati cattivi lì a chiudere la partita e lo potevamo prendere da un momento all'altro, quindi alla fine ci siamo fermati su questo 1-1 che ci proietta alle gare future, visto anche cosa succederà adesso in questo momento particolare, però non ci deve scoraggiare minimamente perché la squadra che ha fatto nelle ultime tre uscite 7 punti ed è lì sopra ad oggi. Quindi l'entusiasmo rimane tale, ti volevo chiedere questo, se l'entusiasmo rimane comunque e cosa ne pensi di questa sospensione, l'ho chiesto poco fa anche al mister Dale Dennis Bergamin. Ma l'entusiasmo deve rimanere tale perché noi sappiamo quello che vogliamo, siamo solo a 6 partite dall'inizio del campionato, tra parentesi noi ne dobbiamo recuperare una, deve rimanere tale. Purtroppo nel gioco del calcio non si sa mai quello che può succedere durante una partita tra episodi e cose varie, l'avevamo messa sul binario giusto e va bene così, però dobbiamo stare concentrati perché ancora ci sono tanti e tanti mesi per fare il nostro campionato. Riguardo la sospensione, diciamo che da un po' di tempo se ne stava parlando, poi non so se è allungata questa settimana, ma già era nell'aria. Purtroppo se sia una sospensione che faccia del bene a quello che sta succedendo, che ben venga, ma se sia soltanto una sospensione dove dovevano pagare i dilettanti, chi il gioco del calcio lo fa prevalentemente per amore, per passione, per qualche rimborso spesa, è una cosa brutta perché purtroppo lo vediamo la passione, in quanti cambi ogni domenica si gioca, quindi è una cosa brutta questa, però purtroppo è un momento particolare che se sia di buon auspicio, quindi di una pronta sistemazione di quello che sta succedendo, che ben venga.